anche un comitato piacentino di docenti guidato da Cinzia Cotti, professoressa del Liceo Colombini, chiede al ministro Adolfo Urso chiarimenti sul destino dell'ES, il liceo economico-sociale, che nei piani del governo Meloni verrebbe sostituito dal liceo del Made in Italy. Siamo alcune centinaia di docenti che lavorano nei licei economico-sociali di tutta Italia e ci rivolgiamo al ministro Urso perché vogliamo una risposta. In questi giorni è girata la voce insistente che il liceo economico-sociale cesserà di esistere dall'anno scolastico 2025-26. Questo dalla legge non risulta, dalla legge 206 del 27 dicembre. E quindi vogliamo una risposta chiara. È ormai più di un anno che attendiamo questa risposta e non l'abbiamo ancora avuta. Di certo c'è che Piacenza non sarà tra le prime città italiane a partire col neonato liceo del Made in Italy. Nei giorni scorsi un lunghissimo consiglio d'istituto al Colombini, dopo molte discussioni, è arrivato alla presa d'atto della bocciatura deliberata il giorno precedente da parte del collegio docenti. I tempi giudicati troppo stretti per assumere la decisione non hanno giocato a favore. È mancata, secondo molti degli addetti ai lavori, la necessaria riflessione sull'argomento, anche perché in attesa della pubblicazione del regolamento, fino ad oggi quel che si è potuto conoscere sull'impianto del nuovo liceo sono informazioni circoscritte al biennio, i primi due anni. Nel piano di studi vengono cancellate le scienze umane e viene decurtato di un'ora l'insegnamento della seconda lingua straniera a vantaggio di 3 ore di economia politica e dell'introduzione di un'ora di storia dell'arte.